per allora, bene. Signore e signori, bravo. Visto che nel programma avevo finito i PPP, l'ultima volta l'ha fatto lui, Ace Roxas. Bentornato. Grazie Revil, come stai? Io ero qui che ascoltavo i vostri discorsi, no? Avevo la live aperta e ovviamente vado fuori focus appena entro. Ma questo è un altro discorso e lo possiamo risolvere. Lui è giovane. Sì. Giovane ora. Sì, no? Con metti queste... la mano avanti metti davanti alla telecamera. E pensate che dei giovani che fanno così. Ok, eccomi, sono tornato. Sì, sono tornato, ecco, sono qui adesso e c'ho il fuoco un po' lontano con questa cam, quindi vabbè. Scusate, tra l'altro, un attimo di casino sul letto, sto cambiando coperte, lenzuola. Vedi, questo è interessante, io ne parlerei di Nutella Biscuits. Quella è la mia credenza, sostanzialmente, adesso, attualmente. Ma come cazzo l'hai visti? Fra, io c'ho l'occhio lungo. Io c'ho due occhi, uno per le patatine e uno per la Nutella. Sì. E anche un terzo per la minimappa, però quello. No, ma quello. Quello non diciamo nessuno. Quello ogni tanto, dai. Infatti, non esageriamo. Grazie Lorenzo, mille per l'invito. Allora, un quasi collega di Susix. Manca sì, ormai. Sì. Infatti oggi ho visto, congratulazioni anche dal vivo, dato che mi vedi di faccia adesso, quindi. Insomma, approfitto. Susix, sei benvoluta, non ti puoi lamentare. Così come è benvoluto anche il nostro carissimo Ace Roxas. E poi ovviamente, vabbè, Susix, ricordo sempre che c'è l'invito in sospeso per la Susix quando vuole venire in studio. Per a la Roma. Susix? Certo. Per la certo. Susix. Wow, figa. Perché com'è? Perché è un dottore anche. Quasi, se non sbaglio. Manca quasi, manca un esame, manca piano piano. E se tu sempre se diventi dottore io ti chiamerò dottore. Dottor Roxas. Dottor Ace o Dottor Roxas. Mi potrei abituare all'idea. Guarda, Dottor Ace potrebbe anche essere il nome di un supereroe della Marvel o di DC, insomma, cioè Dottor Ace. Effettivamente. Come suona bene. Anzi, sì, no. Ci sta. A proposito di questo, io sono contento che ancora tu non abbia cambiato nome perché ero uno di quelli che ti fava per Ace Roxas, così non fai. Ma lo sai che ci ho pensato diverse volte a rebrandizzare, però ma più che altro perché è un nome che non ho scelto io tempo fa e quindi questa cosa mi dà un po' fastidio e volevo qualcosa scelto da me, però ho fatto anche un sondaggino su Twitter e le persone no, fermati, no, che poi le persone non ti conoscono più con quel nome, poi ti iniziano a chiamare con un nome, con un altro, non si capisce più niente, vabbè, scusate, non lo faccio più. Giusto. Ho cambiato, ho chiamato Tsutsume. Tipo, ha fatto Luca. Che ha fatto Luca? Ha cambiato nickname, è diventato LC. E prima era? Luca. Ah. Ma Luca, ragazzi, è che il nickname l'ha scelto lui. Comunque il microfono di Revil è spento, signor Energia. Meno male, azzarderei anche. Più delle volte. Come spento? Ma io lo sento benissimo. Perché tu lo senti da questo? Cioè, perché gli arriva da quello? E si sentiva comunque benissimo. No, non dall'inizio. Solo quando è arrivato. Ah, ok, è stato spento per un attimo. Grazie mille, Diego. Grazie. Blocca il microfono, ho capito. Arrivo e faccio danno. Sì. Mi allora dispiace. Mi devi ancora rispondere. Preferisci Dottor Ace o Dottor Roxas? Ma non te lo posso dire io. Deve venire dal profondo. Deve essere un gesto di affetto. Tu che cosa senti dentro il tuo cuoricino, Dottor Ace? Dottor Ace. Te lo dico quando mi laureo. Esatto. Così. Forse lasciamo aperta questa domanda, questa bet, se vogliamo. Appena mi laureo, ti giuro, torno da te. E te lo faccio vedere, te ma lo dico. La tesi su cosa la stai facendo? La sto facendo in diritto cinese. In realtà, quindi sì, diciamo che. Diritto cinese? Scusa, una domanda che. Come no? Come no? Ce ne hanno pure troppo. Ce ne hanno pure troppo. Beh, anche se, guarda, Revil Vege, che anche se tu non puoi fare niente, devi seguire delle regole, non significa che tu non esista un diritto. Tu pensa che la Corea del Nord. Allora, nel senso, non hai diritti, ma il fatto di non avere diritti non significa che non ci sia un diritto. Ah, meno male. Tu pensa che la Corea del Nord ha una commissione per i diritti umanitari. Quindi, formalmente, ciao, parlando. Formalmente parlando, l'ho anche rappresentato. Che cos'è Cinelex? Cinelex? Immagino che sia un sito, un database di
di roba legale. Non so, forse sentenze, ma comunque sicuramente sì, roba legale, bravo Vischio, facciamo legale. Così, roba legale, facciamo così. Sì, sì, lasciamola un po' lì. No, questa non è roba legale, almeno se è Cinelex.tv non è roba legale, è tutta roba di cavi Skynode. No, non può essere. Dubito. Poi è moderno perché ci mettono sempre le X alla fine dei nomi. Cinelex. Come lo chiamiamo questo brand? Talmente moderno l'ex che lo usavano addirittura i latini. Pensa un po' quanto è moderno. quella X. I latini. Mettiamoci una X. Chiamiamoci X. Facevano così davanti. Duralex. Facevano così davanti alla telecamera. Duralex. Va bene, signore. Abbiamo cazzeggiato abbastanza. Abbiamo raccontato tante cose. Sì, ora è una raccolta di diritto cinese, comunque, ovviamente. E allora io volevo rispondere intanto ad Avataro, perché credo che quello a cui si riferisca lui è il fatto che quando stava per finire il video, sentivo mia figlia che stava per entrare, ma per fortuna non riusciva ad aprire la porta. Altrimenti avrei dovuto rifare tutto quell'ultimo pezzo, quindi per fortuna è entrata quando io avevo appena finito. Quindi sistemato, ma soprattutto Lorenzo, sì, visto che qua questi due non mi vogliono rispondere, vogliono evitare l'argomento e bla bla bla. Che argomento? Proving Grounds. Porco, no. Quarta sconfitta consecutiva per gli atleti. Tra l'altro, partendo da 3-0, cioè no, scusate, da 3-1 se non sbaglio, perché adesso stanno 3-5, cioè partendo da 3-1 hanno fatto 3-5, quarta sì, sconfitta consecutiva. Ieri addirittura non me ne vogliono i login, per carità, però se io sono una squadra campione in carica, che anche se sono in difficoltà va bene, però vado a perdere persino contro l'ultima in classifica che finora non aveva mai vinto nemmeno un game, inizio a preoccuparmi. Se prima avevano la mia attenzione, adesso hanno la mia preoccupazione. Allora, diciamo intanto che ieri i login che si sono visti non sono stati i login di prima. Quindi se vogliamo una scusante agli atleta, gliela possiamo trovare. Ma anche lunedì. Anche lunedì hanno sfiorato la vittoria, se non ricordo male. Sì. E poi sì, hanno buttato le ortiche a un certo punto, non si sa cosa è successo. Esatto. Però sì, io effettivamente, sai, stamattina tu mi hai detto: ah, vieni a Studio League, ok, va bene. Poi dopo aver finito di discutere con te mi sono ricordato: però aspetta, io adesso vado lì e loro hanno due team in due leghe diverse che non stanno andando bene, quindi sicuro, esatto, mi metto uno al centro di fuoco settimane, incrociato, capisci, non è una cosa esattamente al top, se ne vogliamo parlare. Però sì, devo dire che ho notato una calata abbastanza importante anch'io, e infatti ieri quando stavamo scegliendo le prediction, più che ieri nel corso della settimana, tra noi tre, io, Coder e Zen, eravamo un attimo lì che cercavamo di capire: raga, ma secondo voi login, perché gli atleta non stanno per... No, dai, figurati. Te anche. Quindi Coder ci ha creduto e Coder ha fatto effettivamente bene alla fine, ma io ho notato proprio un po' un calo di gruppo, volendo. Non è che ci sia un... Tirapiede, attenzione. Beh, Dimitri ha votato login. Io avevo continuato a dare fiducia agli atleta ieri, anche Zen tra l'altro, però a quanto pare, purtroppo per gli atleta, non abbiamo avuto ragione noi. E... però ti ripeto, non ho notato il calo di uno, ho notato il calo un po' di squadra. Potrà essere forse il meta, potrà essere forse questa 12.12 che ha cambiato già tante cose dalla durability, che lasciamo perdere come argomento, ma sì, c'è qualcosa che non mi torna personalmente. E ora so che sto parlando direttamente con voi, però non è che possa venire qui a dirvi: raga, che è successo? Ma che avete commonato? La storia è quella. Appunto. Che, più o meno, non so se riesci, non è che non segui perché non lo puoi seguire, ma se riesci a seguire un po' anche il PG Nationals, hai visto la stessa idea di problematiche anche al PG Nationals, o è un altro discorso lì? Guarda, in realtà, allora, partiamo dal presupposto che l'ultima settimana il PG Nationals non l'ho guardato, okay, per via del COVID, quindi sono stato un po' male e ho preferito utilizzare quelle poche energie che avevo per guardare il Proving Grounds, dato che comunque sto castando quello e quindi...
per cercare di mantenermi comunque up to date, diciamo. Ma ancora male? Sono ancora positivo, sì, domani mattina ho un altro tampone in farmacia. Domani ho un altro tampone in farmacia che spero mi liberi da qui, perché vi giuro sto morendo, non ne posso più. Cioè, Wally. Sì, praticamente ci siamo dati un pochettino il cambio, però sì, io sto benissimo, cioè potrei uscire in tutta tranquillità, però sono positivo e quindi ovviamente... faccio le mie cose qui dentro, infatti ecco perché vedete questa scena qui. Esattamente, diciamo, sto vivendo qui dentro, quindi è un attimo un po' un casino, che però no dai, diligente, dice Ludox. Vedi ogni tanto, una volta tanto. Vedi anche lui c'ha la X alla fine. La perché? X alla fine, sì. Perché è latino, ovviamente. È latino, sì, lui è il fratello di Cicerone, così proprio. Ludovicox. Sì. Ludovicox. Sì, esattamente lui. Però guarda, tornando alla domanda, non so risponderti, perché a livello di PG Nationals comunque è una squadra che aveva dei target differenti, secondo me, rispetto al roster del Proving Grounds. E soprattutto comunque dopo la doppietta dello split scorso, che noi abbiamo sottolineato diverse volte anche durante il cast, primo team sì. personalmente qualcosa in più me la sarei aspettata, devo dire che un pochino deluso sto rimanendo sia in Proving Grounds che in PG Nationals. E più che altro la cosa che, tornando al Proving Grounds nello specifico, sì, la cosa che mi è mancata un pochettino di più in queste ultime partite che sono state perse è un po' il valore aggiunto che c'era lo scorso split degli Atleta, ovvero questo Trex che si presta a giocare dove vuole, come vuole, soprattutto con una determinata tipologia di pick che cambia a seconda delle esigenze della squadra. Non c'è stato, e tra lui che funzionava un pochino peggio e il resto della squadra che intorno a lui non riusciva a fare da contorno, giustamente qualche cosina si è andata perdendo. Queste sono le impressioni che abbiamo. Ieri, al di là della draft, su cui si possono fare mille discorsi, mi è sembrato proprio che mancasse un po' di coesione anche a livello di team. Infatti ho iniziato a immaginare, a pensare, ma è successo qualcosa, magari tra i ragazzi c'è qualcuno che non sta bene, c'è qualcuno che non si sta trovando benissimo, perché mi è sembrato un po' che cozzassero certe volte. Però Login assolutamente prendono tutto il merito per la giornata di ieri. Sadaz con quel discorso ipermotivazionale del tweet longer famoso sembra aver ridato una bella svegliata a tutti i suoi compagni, e ieri ha giocato una partita clamorosa con quell'Orianna, quindi a prescindere da tutto. E dava Diego in chat, era in losing streak da 21, tra l'altro 24, sì, 24. Lo abbiamo detto, tra l'altro, ciao Diego, 24. Perché lui giocava coi Samsung durante lo split. Sono 14 e 7, 21 e 3 della finale contro i Niri, no, cos'era? Comunque ha perso 0-3 una finale. Se conti anche quella, okay. Altrimenti ieri erano 21 e con la 22esima si è andata a rompere. Infatti ieri ne abbiamo parlato nel pre-partita, volendo. Ok, in quel senso, perfetto. E senti, il Proving Grounds era stato presentato come uno split in cui probabilmente i favoriti dovevano essere i Dren, i Desire e gli Atleta. È un po' sotto i Webidu, diciamo, no? E adesso invece Webidu si sono ripresi la vetta, sono partiti un po' così in sordina, un po' con qualche difficoltà, adesso però sono lì, sono primi in classifica insieme a Dren e Desire, appunto, loro sono rimasti. Tra l'altro, cioè, se voi prendete la classifica del PG Nationals e quella del Proving Grounds sono molto simili, perché io avevo tre squadre prime in classifica, due squadre isolate nel fondo, gli Atleta fuori dalla top 4, quindi in questo momento sono molto simili. Ma appunto, tu ti aspettavi che dopo quattro giornate, praticamente abbiamo chiuso il girone d'andata più la prima del girone di ritorno, saremmo stati in questa situazione? Cioè, avremmo comunque effettivamente visto Dren, Desire e Webidu, se vogliamo, ai primi posti, in questo caso al primo posto in classifica? Allora, non me ne vogliano naturalmente Vischio e Revil, però mi sarei comunque aspettato che queste tre squadre potessero comunque
trovarsi sicuramente nelle prime tre posizioni. Era una cosa di cui avevamo anche parlato qualche volta anche da me in live. E ricordiamolo che stasera a che ora? Stasera verso le 21:20. Ricordiamolo, stasera verso le 21:20, altra puntata sul canale di Ace per quanto riguarda proprio approfondimento su Proving Grounds. Con Zen e Dimit, giusto? Sì. Cerchiamo di fare un po' un'analisi. La settimana scorsa ci siamo dovuti fermare perché io stavo morendo. E quindi questa sera dobbiamo fare un po' di recappone, diciamo. Non volevo farmi lo shout out, l'ha fatto Deu, quindi l'avrei fatto io a fine live, ma due giorni di bel lavoro. Va bene, grazie mille veramente a tutti. Se a questo punto, se qualcuno vuole passare, mi fareste un enorme mettere un po' di link in chat, grazie. Seguitelo perché vi fa bene. Detto questo, però, c'è anche un altro tornando al nostro discorso, mm-hmm, in poche parole, il punto è che secondo me sono tre squadre che, non dico a livello paritario perché qualcosa di differente effettivamente c'è tra di loro, ma sono delle squadre che si sono scambiate i momenti di forza. C'è stato il primo periodo in cui Dren volavano insieme ai Desire, che però sono partiti una settimana dopo, e i WB2 invece hanno incominciato verso la terza o la quarta giornata di ingranare come si deve con Darkry e tutti gli altri, e da lì hanno incominciato. Ora, che è successo? Che i Dren sembra che abbiano un po' finito la benzina, sembra, lo scrivo proprio caratteri cubitali. Però ecco, ieri diciamo che sono stati abbastanza stompati ieri. E i Desire, più o meno stesso discorso, alla fine dei conti ieri si sono fatti battere da dei P11 che invece dalla loro stanno iniziando a rimacinare tantissimo. Ora, meme a parte su Checco 80 e tutto il resto, ma ieri hanno giocato molto bene i P11, sono stati veramente molto molto validi. E invece prima i WB2, settimana 2-0 se non ricordo male, i P11? Sì, mi pare di sì, guarda, te lo confermo subito, ce l'ho davanti, dammi un attimo che si sta ricaricando. No, la prima settimana i P11 no, perché la prima partita era stata proprio contro i Desire e l'avevano persa. No, contro la prima 0. Pensavo che questa intendessi qua. la prima settimana del campionato. No, questa volta sì, 2-0 come week, e si sente veramente tanto che qualcosa sta cambiando in casa loro. E tra l'altro mi pare che siano addirittura in win streak. C'è Axilas. Ah, ecco, vedi, c'è Axi, perfetto. Esatto, e quindi sì, sicuramente stanno andando molto bene, però come vi dicevo sembra che si stiano un po' alternando, e quando ci sono gli scontri diretti cambia poi effettivamente la classifica. Ora, per una complesso sistema di specchi e leve, si trovano tutti quanti sullo stesso score e sono tutti quanti primi in classifica, e secondo me, prima di vedere ancora qualche cambiamento ulteriore, dobbiamo aspettare un altro scontro diretto, perché a quel punto le cose si iniziano a decidere. Rimane che secondo me tutti e tre faranno i playoff. Questo personalmente... Adesso diciamo che siamo abbastanza, non dico sicuri, però... Per quello che ho visto fino ad ora, secondo me sì. E a questo punto, se gli atleta non si riprendono, considerando che per molti erano appunto i terzi o quarti all'interno del power ranking, i P11 secondo me sono dei buonissimi candidati, se continuano a giocare in questa maniera, per arrivare molto più in alto. Per i login, purtroppo, fare i playoff da adesso in avanti significa doverle vincere praticamente tutte, perdendone una al massimo, quindi ecco, non è estremamente fattibile. Sì, la matematica ancora non li condanna, però effettivamente con 8 partite a disposizione, se non ricordo male, e 4 punti di distanza dal... No, 6 partite a disposizione, scusate. 6, sì. 6 partite a disposizione, 4 punti da colmare di gap col quarto posto, diventa un po' complicato. E gli Outplayed Academy invece? Anche gli Outplayed un po' in limbo, quella squadra che ancora non ha ben capito come deve far funzionare quello che è. Però come in Spring, secondo me. Sì, anche è vero. Sì, secondo me sì. Hanno dei nomi abbastanza importanti come in Spring, sì. Però poi
ogni tanto li vedi, li trovi lì che si perdono, non sempre riescono ad essere incisivi. Ieri hanno vinto contro i Bucks, perché per i Bucks ci sarebbe una parentesi enorme da aprire, diametralmente opposta rispetto a quella dei primi tre team di classifica. Però per esempio, ecco, lunedì hanno perso contro i Desire, la settimana precedente hanno battuto i Login e hanno battuto anche gli Atleta, per l'appunto, hanno battuto i P11 prima che i P11 riuscissero a risalire, però hanno perso coi Webidu. Quindi è quella squadra che ha bisogno un po', secondo me, di continuare a carburare. E squadra da metà classifica. Da metà medio-alta classifica, alta, secondo me. Sì, rimangono loro e i P11 a questo punto per quel quarto posto. Io per il momento, per come stanno le cose ora, poi ovviamente magari la settimana prossima cambia tutto, gli Atleta subito colpo di reni, P11 si riaffossano, può succedere di tutto. Però per quello che posso dirti in questo momento, secondo me... tra Outplayed e P11 se la battono molto bene. Ecco, una partita tra loro due, secondo me, sarebbe interessantissima da vedere. Lo scontro, certo, diretto prossima c'è tra loro Atleta due contro Desire. Sì. E poi c'è anche Bats contro Atleta. Esattamente. Quindi per gli Atleta, ecco, un buon banco di prova. Forse i Desire non esattamente abbordabili, data la situazione momentanea. Però, per esempio, i Bats sono una squadra che si deve battere in questo momento. Sì. C'è da dire che in realtà una vittoria contro Desire probabilmente farebbe tantissimo anche a livello di morale, che magari dopo 4 sconfitte di fila andare a vincere contro i candidati alla vittoria finale. Poi consideri anche che gli Outplayed Academy giocano contro Dren e Webidu, quindi sono comunque almeno altri 2 scontri diretti per la top 4. Sicuramente diventa una giornata interessante la prossima da seguire. Sì, diventano molto molto interessanti. Infatti noi siamo qui che vediamo, aspettiamo di vedere che cosa succede, perché non è facile per niente. Sono sia il PG Nationals che il Proving Grounds quest'anno sono diventati dei campionati incredibilmente volatili. Competitivi, esatto. Sì, oltre che competitivi, però anche volatili, perché cambiano talmente in fretta le cose che diventa difficile anche abituarsi ad un'idea. Devi cambiarla subito la partita dopo. Ci stava la 12.10, quindi. Sì. Tra l'altro, quindi. Ora siamo in 12A, tra l'altro, quindi ecco, diciamo che... Settimana prossima arriva la B o ancora no? Il 13 luglio esce la 12.13. Sì, no, però la seconda metà della 12.2... Sul Tournament Realm dovremmo passare in B la prossima settimana, non ve lo so ancora garantire, perché... Vabbè, okay. Di solito nel fine settimana definiamo per bene tutto questo, però sicuramente possiamo dirvelo poi, cioè appena lunedì sicuramente lo saprete. Perfetto. Anzi, guarda, no, in realtà bugia grande, te lo posso dire praticamente da subito, sarà la B, sì. Quindi con piccoli Ludox, tryhardiamo in partita, Ludox. C'è buffano Caitlyn e buffano Evelyn. Facciamo il demo in 2 giorni. Certo. dopo ne parliamo, perché quello sono 2 buff abbastanza importanti. E diciamo che discorso a parte per i Bucks. Che cosa? Sì. Cioè, praticamente è più o meno lo stesso team dell'anno scorso che fece finale. Sì. Cioè, abbiamo i 2 team finalisti. Con Redemption Arc, ogni partita c'aveva una intro di un anime diverso. Esatto. Però non sta assolutamente funzionando, nemmeno loro stanno assolutamente funzionando in questo momento. Io nell'off season diverse volte mi ero espresso a favore dei Bats, perché voglio vedere in Proving Grounds un po' di continuità, e gli Angry Bats sono stati gli unici a provare a mantenerne un po', perché non hanno cambiato tutto il team come invece hanno fatto praticamente tutte le altre squadre, a parte qualche piccola eccezione. Ma non credo che abbia funzionato così bene, perché andare a trovare quei 2 innesti poteva sicuramente funzionare un pochettino meglio. Cosmic è arrivata, ci ha messo una settimana e mezza, 2, ma poi ha cominciato a ingranare, ha iniziato a cambiare pick. Ieri purtroppo è tornata su Miss Fortune nonostante tutto,
Però comunque sta riuscendo a giocare abbastanza bene. Io vedo uno Scatterot abbastanza barcolante, che fa un po' di fatica a riaffermarsi come la scorsa, come lo scorso split, perché era stato uno dei giocatori che insomma aveva lasciato segno in positivo probabilmente nelle, certo, nelle vittorie dei certo, ma era la grandezza dei Buzz quella, sì. Avere Giroid e Scatterot insieme, sì, a Trinket, che sapeva giocare molto bene insieme a loro, Giroid li metteva fortissimo nella condizione, li metteva nella condizione di poter giocare o sulla mid o sulla bot in maniera molto aggressiva, e soprattutto cambiando di partita in partita e quindi lasciando gli avversari un po' spaesati. Quest'anno sta cosa non sta succedendo mai, perché i Buzz non stanno giocando non tanto né sulla bot né sulla mid, ma da nessuna parte purtroppo, e stanno facendo tanta fatica nel riuscire a trovare uno stile di gioco definito, perché prima avevi la possibilità di adattarti ai tuoi due carry, avevi un super tiratore in bot, un carry mid, dipendentemente dalle esigenze ti spostavi sull'uno sull'altro. Adesso bot ai Cosmic, che comunque le sue prestazioni te le tira fuori, però Scatterot è lì, non riesce più ad impattare bene, magari sono cambiati un po' i pick, quindi forse è uscito un po' dalla comfort zone. Sì. Però rimangono lì. È morto Ace, perfetto. Sì, scusate, faccio un sorso d'acqua stando attento a coprirne la marca, quindi... Ma cos'è, Covid? Quella tosse? No, facciamola vedere, così magari arriva. Poi clippano, sì, mandiamo e tagghiamo gli sponsor, i potenti di sponsor, non ti preoccupare. Stunnato Ace, non mi risponde più ormai. Che? La tosse? Ci sono. Sì, vabbè, infatti giustificato per i colpi di tosse, okay, scherzi. Sì, non... sì, mi sono mutato prima, quindi... Io volevo sentirli, però vabbè. Prossima volta non mi muto, ti distruggo le orecchie. Giusto, bravo, così si fa. Tanto lui lo fa tutti i giorni. Senti, ultimi 10 minuti. Sì. Ti chiederei. Aspetta, ho una domanda io, no, in realtà. Perché io ieri l'abbiamo visto. Vai. Ieri l'abbiamo visto per la prima volta. Non so se sarà la prima volta, ma magari è la prima volta che ti ho visto io nelle vesti di PBP. Quindi volevo... Sì, con lo spostamento di Juan. Sul PG Nationals e quant'altro, il Proving Grounds quest'anno lo faccio tutto da PBP. Sì, ah, ma tutto questa... da PBP. Ti giuro. Io non è un pezzo di merda, Giannetti. Sì, veramente, allora, bastardo. Cioè, perché diciamo? Perché? Allora, se è un pezzo di merda, è il più bel traditore? Pezzo di merda del secolo. Traditore e... verde? No, allora, devo dire, ieri mattina ho castato anche il CK, sì, e ho castato insieme a lui dopo praticamente da Napoli, che avevamo castato dal insieme Comic-Con. L'ultima volta dal Comic-Con, esatto. Forse in mezzo c'è stato un altro Tormenta, ma comunque. Stai dicendo per caso questo? Cosa? Stai per caso dicendo che lì hai preso il Covid a Napoli? Minchia, no. 3 mesi fa. No. Però ecco, vedi, ieri mattina quando ci siamo ribeccati ci siamo detto: minchia, è tantissimo tempo che non castiamo insieme. Quindi devo dire, ci manca parecchio a tutti e tre. Perché comunque ci trovavamo e ci troviamo bene. Perché non è che non castiamo più, che succede molto più sporadicamente. Però sono super contento per lui, che adesso si trovi a fare PG Nationals e quant'altro. È sicuramente una bella bella conquista che è riuscito a fare, e lo sta facendo secondo me benissimo. Non ho assolutamente niente da dire. L'unica cosa è che spero io di riuscire a ricoprire il suo posto in Proving Grounds in maniera anche abbastanza positiva. Questo me lo potrete dire voi naturalmente, però ecco, essendo off-roll non sempre, cioè comunque bisogna riprenderci la mano. Ieri ho fatto color e PvP in un giorno, il primo game ero lì che dicevo: oddio, aspetta, mo tocca a me, no, quindi un attimo a livello di mental bisogna martellare, però dai. Non penso personalmente di star facendo un brutto lavoro, dai. Che no, preferisci fare? Ma io sono color di base, quindi la risposta viene un po' da sé. Poi anche ogni tanto fare il PvP ti aiuta un pochettino, diciamo un po' più passivo sulle spiegazioni, ti diverti un po' di più nell'urlare quando ci sono invece le azioni concitate. È un mindset diverso che devi avere proprio.
poi dei PvP si dicono un sacco di cose brutte, dei color non si dice niente di brutto. È vero. I color, oh, l'amore mio, guarda quante cose dice, bravissimo. I PvP c'erano la clava, cioè sembra veramente che ci descrivono come una clava, veramente, vabbè. Sì, curate. Sono più buzzurri, sì, 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 cioè ieri Ace, quando ha fatto il PvP, l'ho visto con la canottina bianca in mezzo alla strada, per entrare nel nostro mood. Con le macchine dietro che passavano. Sì, palesimi. I color sono quelli studiati, quelli hanno fatto il classico. Tipici. Con tre cani vicino, si inventano le parole, le scrivono direttamente sul dizionario. Sì, bravo. Per farsi vedere. Inventano, sì, questa è una caratteristica chiara e palese. Si sanno parlare in corsivo. Sanno parlare in corsivo. Se lo fai, mi spiegherò una testata al monitor. Sentire? No, non posso, non lo farò. No, vi prego, guarda tutto, ma col Covid non viene più difficile. Licenza poetica di color. Anche quella c'è ogni tanto. Sì, ogni tanto qualche neologismo viene fuori nella foga del momento, quindi aspetta che devo spiegare al PvP che cosa significa neologismo. Allora, praticamente neologismo. Se non abbassi questa gamba, ti sparo, come hanno fatto a Napoli a Is. Va bene? No, nel senso. Siamo noi? No. Cosa? Ah, forse sì. Siamo noi, stiamo laggando? Sì, e niente. No, ho sbagliato. Ho sbagliato? Sì. Ho triggerato il Ho triggerato i poteri forti, perfetto. Hai triggerato. Me ne vado. Scusa. Io comunque continuo a sentirvi, non so se voi continuate. Meno male. Sì, sì, un po'... io sento. Un po' traballino. Forse adesso forse siamo tornati. Siamo tornati. Penso che con il tornado che c'è stato nella parte bassa d'Italia ha scosso un po' di cose. Prego, vi scusa, spiegami cosa sono i trick track. Nuova parola. Ok, Neologos. Ti preoccupare. Ti ho fatto il classico, perché io andavo a scuola, lo sai. Esatto, Neos più Logos, vedi che color. Vedi, race. Meno male. ho ancora gli incubi. Sì, ho ancora gli incubi. Ci siamo? Sì, credo di sì. Ok. Dong Dong Freaks che nel frattempo battono persino. Io ho un'altra domanda, ma quando sei andato? No, c'è un aggiornamento in diretta, è finita la partita del CK. Quanto tempo rimane con noi? Vedere l'aggiornamento. Rimane tutto il tempo con noi, Ace? No, 5 minuti. No, allora veloce. Allora Ace, parliamo. Vai, tirami tutto. Parliamo della morte del creatore del manga e delle carte di Yu-Gi-Oh! Eccolo là, doveva succedere. Io è da ieri che doveva succedere. Mio amico mi ha detto che è andato al cimitero. Ma hai amici lì? Sì. Ah, ok. Beh, oh, no, se ne hai la... Era la battuta, no, sai. No, vabbè. Non l'ho fatta io, Non l'ho fatta io. Avevo capito. Pensavo a mio amico che è andato lì al cimitero da lui. Il creatore di Yu-Gi-Oh, ero morto. Sì, no, ci ho messo un po', ma l'ho capita, per carità, però. Guarda, l'ho capita pure io che di Yu-Gi-Oh! Perché quando facevo il camp estivo, i bambini hanno. Ha finito i life points! Sì, è da ieri che proviamo con il resuscita mostro, richiamo del posseduto, ma non funziona. Sono bannato. Io è da ieri che non dico che piango, ma sono estremamente triste per la cosa. Poi. Sono sicuro che lui ormai col franchise non aveva praticamente più niente a che fare, stile Pokémon Company. Sì. Però ti dispiace particolarmente perché comunque lui sicuramente nello Yu-Gi-Oh! Che a me piaceva, le mani invece ce le aveva messe sicuro. Qual è il che tuo mazzo a me preferito? Bestia Cristallo, da sempre. Mamma mia! Da sempre, hai la faccia da sempre. Di uno della Bestia Cristallo, Può essere, può essere. Però da me sempre, capito? Quindi sono stato estremamente triste per tutta questa cosa e tra l'altro stamattina non so se avete visto, ma c'è stato l'attentato a Shinzo Abe, quindi in Giappone, un casino incredibile, ma poi in Giappone una cosa del genere dove reperire un'arma diventa difficilissimo. Ma infatti hanno detto oggi che il tizio che oggi ha ucciso l'ex premier del Giappone Shinzo Abe se l'è costruita da solo l'arma. Ah, pure, ecco, vedi, non avevo ancora letto perché ho letto sul Japan Daily, ma...
una cosa mm-hmm. del genere, che si è costruito da solo, proprio perché okay. non è che in Giappone avere un'arma è la cosa più semplice del mondo. Ma è era comunque un ex militare, lui, esatto, tra l'altro. Quindi sa quindi... come funziona l'arma, giustamente. Quindi magari è riuscito a ricrearsela per questo. Okay, può essere di sì. Non ci sono stare mai la morte arrivato. Di questo povero signore. Bestia che è stato preferito? Io non ci sono. Sono mainstream, arrivato. Pegaso, mi dispiace. Per forza. Mi dispiace, sono mainstream per qui. Per forza. Io non ci sono mai arrivato alla bestia al cristallo. Era veramente rotto quando è uscito. È stato proprio il limite prima dei sincro. Quindi diciamo okay. che io sono arrivato lì e poi le meccaniche. Allora, i sincro mi piacevano anche un po'. Erano interessanti. Ma da lì in avanti proprio ho detto vabbè, arrivederci. Questo. Drago? Questa era la mia carta. Drago imperatore del caos, emissario della fine. Vabbè, allora vuoi giocare facile, scusa. È stato non bannato un giorno. Poi non lo potevi più giocare. Però ti direi meno bello. Male, se sì, permetti. Decisamente sì, decisamente sì. Però era molto bello. Quelli a me piacevano tutti i draghi di Yu-Gi-Oh! Tutti. Sì. Forza. Infatti forza Seto Kaiba, scusate. Seto Kaiba, mio fratello. I ragazzini e i bambini hanno provato a spiegarmelo, a raccontare come giocare. È meglio che non ci giochi ad oggi. Secondo me, guarda. Adesso fatti i cavoli tuoi. 15 anni fa, volentieri, ma adesso, sinceramente. Fino agli Xyz e ai Pendulum. Quando sono usciti gli Xyz e i Pendulum, il gioco si è rotto. Perché è diventato così veloce che chi inizia per primo vince. Perché nega qualsiasi cosa all'avversario. Infatti ora si è costretto a giocare le End Trap, si chiamano. Andiamo sul meta così. Però diciamo che qui il bilanciamento non funziona bene, quindi. No, non ci capisco neanch'io da qua, quindi proprio... Allora, è totalmente sbilanciato il gioco, che chi inizia per primo riesce a sistemare sul banco tutte negazioni. Cioè, se tu inizi nel primo, ti carichi di negazioni, così l'avversario appena gioca qualche carta, gliela neghi e non può più giocare l'avversario e vince. Ok, allora avevo intuito stranamente, quindi tu sei costretto ad avere nel mazzo delle end trap, cioè delle negazioni dalla mano, perché se inizi per secondo e non hai delle negazioni dalla mano, fai sistemare il terreno all'avversario per avere delle negazioni sul campo. Pensa un po'. Sì, cercato di riassumere, però è veramente una merda. Io ho giocato fino ai Pendulum Elixir. Quindi se vi lamentate in maniera competitiva. Se vi lamentate del fatto che Akali è broken, pensate che c'è gente. No, ragazzi, su Yu-Gi-Oh! C'è di peggio. No, è totalmente bilanciato. Lo dico da persona che lo ha amato Yu-Gi-Oh! Quindi. Sì. Vabbè, comunque, stavi dicendo dei Quantum Freaks, Deu? No, stavo semplicemente aggiornando sul fatto che quando un Freaks hanno vinto 5 minuti fa, è finita la seconda Best of 3 di oggi, tra quando un Freaks e KT Roster, hanno vinto i quando un Freaks, che si mettono anche direi abbastanza bene in classifica in questo momento. E invece in mattinata, e qui volevo arrivare, i T1 si sono svegliati tardi, ma quando si sono svegliati... Arrivederci e grazie. Arrivederci. Così. Sì, stamattina è stato interessante il CK, sicuramente. Molto interessante. Io purtroppo non ne ho visti questi match. Mi dispiace per te. Ho lavorato fino alle 14:40. Gen.G contro T1 resta sempre la famosa battaglia, proprio se dobbiamo citare. So che Faker ha preso il drago con lo smite, cos'è che ha fatto? Il Baron. Uno contro 4 e stile il Baron con Lee Sang. Ne ho sentito parlare mentre stavo editando. Vedi, però visto che stavamo facendo le citazioni a Yu-Gi-Oh, vai, Faker, Chovy, chi è Yugi, chi è Seto? Yugi è palesemente Faker. Perché gioca Lissandra. Sì, ma anche perché poi è, cioè, con i colori rossi di solito Yugi lo accomunavano al rosso, invece Kaiba al blu. Quindi Chovy, considerando i suoi trascorsi è di Arex e quant'altro, ci può stare, dai. No, ma Chovy non se lo porta anche quest'anno a casa un trofeo? A Lucky? Secondo me lo meriterebbe tutto, tantissimo. Sì, okay, ma se gli altri rimangono più forti... Ragazzi, sono primi a pari merito. Guarda, vincere con quella draft stamattina, ora, perché... Cioè,
bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, ma i T1 stanno facendo una bestemmia dietro l'altra per il drafting. Ma perché stanno draftando così? Ma non lo sa nessuno. A livello di coaching staff sono proprio rotti sul drafting. Da quando gli se n'è andato via Stardust non riescono più a trovare niente. Hanno fatto una R1 R3 oggi che era proprio da vomitare. Era una roba, la varichina negli occhi proprio. Poi hanno preso... Allora... Nel game 1, se non ricordo male, sono andato a guardare, i T1 hanno preso Swain Wukong. No, ma in game 1, no, in game più 1 o meno, non... era il game 3. In game 3 hanno fatto una R1, R3 che è stata Sandra, incredibilmente fuori di testa. E poi Ezreal. Cioè loro hanno preso Gnar e Lissandra. Tradandoli però con Forky, Tank Ench e Senna. Ecco, quindi proprio guarda, non... poi si sono ripresi un minimo con Yumi, però cioè comunque Yumi last pick, sì, insomma. Però anche qua, ad esempio, Chovy, anche secondo me invece nel game 2 è un errore, potrebbe essere, cioè se gli altri hanno preso Lissandra, se Faker l'ha preso Lissandra. Ok che tu sei Chovy e te la senti tantissimo, perché vai a prendere Akali? Sì, sì, ma anche lì infatti è stata una bestemmia incredibile, cioè è stato piccare Gnar in Irelia e ne siamo arrivati proprio alla follia più totale lì. Perché te la senti tantissimo, giusto? Forse troppo. Ok, però è anche il motivo per cui poi perdi contro le squadre cinesi. Le squadre cinesi se ne fregano del... come dire, del pick in meta perfetto o del fatto che deve funzionare con la squadra, allora interessa che il loro giocatore sia in comfort in termini di pick e non che se la sentano, perché contro Lissandra non avrebbero mai preso Akali. Però non avrebbero mai preso Lissandra in tuo Akali, perché se vedono Akali devono rispondere con altro sangue, non con il counter. Anche questo è vero. Sì, 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 avrebbero preso Ione, avrebbero preso, tipo, non lo so, Tryndamere, Renekton, LeBlanc. Tranquillamente avrebbero preso LeBlanc perché loro perché così... sì. Perché sì. Senti, ultima domanda del Proving Grounds, perché sì. Volevo sentire una tua prediction sul... Non sul risultato finale, su chi andrà ai playoff, tutto quanto, ma sulle partite della prossima settimana, perché sono tutte molto interessanti e secondo me aprono un discorso, comunque potrebbero aprire a nuovi orizzonti per tutte le squadre. Allora, ce l'ho davanti la schedule, secondo me per lunedì... Atleta Desire, vi ripeto, non me ne vogliate, ma credo che i Desire possano vincere. Webidoo login, Webidoo, +11 Buzz, +11. Outplayed Dren è la partita che sicuramente mi farà perdere i punti delle prediction. E però anche, cioè nonostante tutto, penso di darlo ai Dren, perché comunque potrebbe essere stato un passetto falso quello di ieri, magari si riprendono un attimino. Non so come possa andare a finire, però per quanto riguarda giovedì, Buzz atleta secondo me, Dren +11 Dren, Desire login Desire e poi outplayed Webidoo sinceramente. Quindi, per quello che ho visto, la sconfitta del Desire nei confronti dei +11 non è stata un campanello d'allarme, è solo un passo falso. Ti dico secondo me sì, perché ho visto i Desire giocare come devono giocare. Adesso, ok che stiamo parlando di una differenza di patch, perché siamo in 12.12 adesso, però dubito molto fortemente che questo possa essere sufficiente per farli perdere contro queste squadre. Sì, credo di sì per il momento, anche perché Taeyeon rimane Taeyeon e Henry rimane Henry. E potrei fare lo stesso discorso con tutti gli altri membri di quella formazione. Sappiamo tutti di che cosa siano capaci, li abbiamo visti diverse volte. Il fatto che ieri Taeyeon abbia perso su Kalista dopo aver trovato addirittura il First Blood è stato abbastanza un colpo forte da sostenere. Però rimane il fatto che secondo me
c'è stata un po' di disattenzione da parte loro. Mi è sembrato così, da quello che ho visto, ovviamente. E poi invece... di disrespect, magari? O semplicemente magari l'hanno preso un po' sotto gamba? Non lo so. Disrespect no, perché la draft era una draft sensatissima. Ok, quindi non da quelle di cui si lamenta Coeus, sostanzialmente. No, non okay, direi, okay. Non direi. Però... secondo me... Allora, se perdono anche questa settimana, allora la cosa inizia a essere preoccupante. Okay. Però un'altra chance gliela voglio dare, perché vi ripeto... È indubbio che a livello di power level siano, se non i primi, almeno tra i primi due. E questo va ricordato. Vediamo un po'. Ok. Avataro scrive, domanda per il futuro dottore. Quindi potenzio... Stavo rispondendo adesso in chat, gli stavo rispondendo. Udyr in giungla è uno dei campioni che odio di più in assoluto. Mio fratello Ace! Perché... Mio fratello! Udyr in generale, io ho odiato il meta di Udyr Hecarim in giungla. Mamma mia. Nella meno mio fratello, più, meno mio fratello più, mi dispiace, ma mio fratello. Ne avevo veramente le scatole pienissime. E quando è cambiato quel meta sono stato super contento. Il punto è che adesso Udyr lo stiamo rivedendo un po' troppo spesso e la cosa mi preoccupa. Ma non è mai pensa a me. Però nemmeno, però secondo, nemmeno troppo spesso, devo dire, perché comunque rimane relegato, sì. Cioè è buono, ma rimane relegato in alcuni che lo no. prendono. Ha mai vinto? Bella domanda, Vischio. Bravo Vischio. No, Improving Grounds ha mai vinto. L'ha fatto vincere. Improving Grounds non saprei. Possiamo vedere subito. Aspetta che te lo vedo, perché mica me lo ricordo. Ma Udyr attuale non è mai come l'Udyr del Meta Turbo Chemtank. E meno male. Mai. Ma molti lo giocano ancora Turbo Chemtank Turbo, non ti preoccupare. Lo so, ma Udyr... non è mai come prima. Lo facciamo così. È stato troppo nerfato. Ha subito troppe modifiche. Allora, con la build. Udyr ha vinto 0 volte. Immaginavo, vedi, non mi ricordo. Piccato quindi... è stato giocato 5 volte e non ha mai vinto. Ma scusa, che ha scritto là, Vischio? Guarda lì. Improving Grounds. Guarda, Udyr pick però, the merda, ha scritto là sopra. Ma fa vedere bene. Però se andiamo in PG Nationals... Una volta ha vinto. In PG Nationals, Udyr ha un win rate del 75%, perché è stato giocato 4 volte... E ha vinto 3. Ha perso una, sì. Esatto, perse una e vinte 3 volte. Noi siamo stati giudici di aver perso con Udyr, quindi mi sta dicendo questo. Che cazzo, veramente, sì. Udyr. Ti sta dicendo questo. Che vita di me. La build di Udyr è cambiata, da quando ovviamente ha subito i nerf dal meta Turbo Chemtank. Quindi ora va di Sunfire, di... oddio mio. Vabbè, non mi viene il nome. Tranquillo. Va di Sunfire e di Little Tempo. Grazie, signore, per avermi fatto avere il cervello, sì. E non mi piace. A me non piace, perché poi da quel meta che è successo? Gli oggetti attack sono stati modificati. Il Turbo Camp è stato nerfato. Udyr si giocava con il Face Rush, perché poteva fare quello che voleva e nessuno lo toccava. E in più i danni base della Fenice erano così elevati che avevi la pulizia di clear più veloce del gioco. Sì. E quindi potevi fare quello che volevi. Potevi anche andare a rubare tutti i campi anche senza prio, perché prendevi il campo in 2 secondi e se qualcuno ti voleva fightare, Face Rush te ne andavi dalle palle. Cioè era troppo forte. Invece mo non può fare più sta cosa con la build che ha. E quindi secondo me è ingiocabile, perché la sua potenza era quella. Lo puoi fare ora? No. Quindi unlucky Udyr. La colpa è di Udyr o della Riot, che per fare il rework ci mette 12 anni? La colpa è di entrambi. Tanto dovrebbe il problema arrivare a fine estate. È un campione talmente vario che fare un rework è per forza di cose tanto lungo. Cioè, già soltanto prendendo il compartimento grafico, per reworkare Udyr le sue 4 forme per tutte le sue skin ci vuole del tempo.
aggiungici che poi devi cercare di ribilanciarlo, ma lo devi anche modificare. No, non mi sorprende affatto che non sia ancora uscito il rework, anche se ormai non dovrebbe mancare più così tanto tempo. Hanno detto settembre, mi pare di ricordare, no? C'è da dire, no? Che non dubito particolarmente, però prima della fine dell'anno questo dovrebbe essere abbastanza certo, sì. Voglio sperarlo. Prima rework di Udyr o la seconda stagione di Arcane? Rework di Udyr, okay. Dai, siamo fiduciosi. Io spero, fiduciosi. Perché comunque, io ripeto, Udyr è un campione che odio, non voglio vedere in competitive, però da giocare è divertente, perché è brutto come la peste. E il fatto che è brutto e c'ha i piedi quadrati mi fa ridere. A me fa ridere questa cosa, è come l'Ultimate Vigor. Ma i piedi quadrati con quelle zeppe su cui... Sì, è brutto, è brutto, e fa ridere. Se tu lo vedi correre... è bruttissimo e tu fai mentre corri con la forma orso. Non so se l'avete mai provato. Vabbè, no, praticamente provato, hai descritto Ribéry con questa cosa, però cioè, però vabbè. L'ho detto l'altra volta, ci sono dei campioni che io non voglio giocare, non però voglio Ribéry, vedere, scusami, non Ace, voglio... tu sei juventino, vero? Io purtroppo sì. Vabbè, siamo in tre qua, quindi non è che... Sì, lo so, ma infatti so che giochiamo in casa, quello lo so. Allora, ragazzi, allora, è arrivato Pogba, è arrivato Di Maria anche questa mattina, infatti, insomma, come va, com'è la squadra? A parte che Pogba non è ancora arrivato, ma ha fatto quel video meraviglioso, me lo voglio mettere come screensaver, così ogni volta che se le fa... Non l'ho visto. Non l'hai visto? Vai su Instagram, no. Di Pogba adesso. Vado. Vai. Vado. Bellissimo. Quindi purtroppo sì, abbiamo Di Maria, abbiamo Pogba, siamo felici, contenti, se ne riparla a settembre. Non prendiamo lo scudetto d'agosto come la Roma. Vabbè, aiutami a di brutto per quanto riguarda Udyr, sempre tornando sul discorso. Ace, visto che Giannetti ti ha tradito con Etrurian, tu dovrai fare duo Q con Dimitrio Zen? Guarda, non è che mi dispiaccia più di tanto, siamo comunque tutti sul gold, quindi bene o male diciamo che si può fare. Non siamo dello stesso ruolo, quindi, attenzione. Quindi ci può anche stare. Non è malaccio. Nuovo content? Vediamo. Adesso piano piano ci penso. Intanto siamo partiti con questa cosa della sera, una volta a settimana, per parlare del Proving Grounds. Poi vediamo se riusciamo a fare pure qualcos'altro. Certo, che hai detto, Vischio? Che io ho vinto contro Ace. È vero. C'è bisogno di ribadirlo. Certo, okay. Lui è Goldy, ancora no, quindi sì. È vero. Bisogna dirlo, bisogna cosa proprio dirlo. Sentiamo. Hai vinto contro una botlane costituita da me e Giannetti, tra l'altro. Fortissimo, Vischio. Che cosa giochi, Ace? Ma io gioco tra mid e AD carry, a seconda di quello che serve, a quello che mi diverte in un determinato momento. Che cosa ti diverte, Ace? In questo momento è difficile da dire. In questo momento è difficile da dire, però sto... Vabbè, io sono mainari da sempre. E quindi se ti dovessi dire, rimango sul mio evergreen, rimango lì. Perfetto, va bene. Sappiamo cosa bannare la prossima. Esatto. Prossimo show match, sapete come togliermi dalla faccia della terra, praticamente. Sì. Prima o poi lo giocherò anch'io uno show match, non ti preoccupare. Sto pensando delle domande che posso fargli, ma le ho consumate tutte. Le hai consumate tutte? Perché sei un PvP. Perché vabbè, ho fatto tante domande fuori da LOL che sono importantissime. A me sì, ce l'ho. Dimmi, raccontami degli aneddoti precast o che noi non vediamo. Lo sai che doveva andare? Tipo che ne so, un giorno stavate venendo in streaming, non so, Zen è caduto ed è morto, qualcosa del genere. Figurati. C'è una cosa divertente, una cosa abbastanza divertente che è successa qualche tempo fa. Sì. C'erano stati dei problemi a livello di calendario, ma ti parlo proprio degli inizi, di quando stavo incominciando con PG. C'erano stati dei problemi di calendario e praticamente ero rimasto chiuso fuori lo studio e io ero andato e io avevo fatto da Pescara a Milano in auto per quello.
Quindi è stato, ci sono stati dei momenti di panico, però poi alla fine abbiamo risolto tutto, ovviamente in maniera molto tranquilla. Però ci sono stati 20 minuti di panico più totale, perché io mi ero fatto 700 km per raggiungere Milano, e invece alla fine tutto tranquillo, tutto a posto, abbiamo risolto. Ecco. Però sul momento devo dire che ho stretto abbastanza le chiappette. Queste sono le aneddoti che mi piace sentire, grazie. Belli. Immaginarti belli. Fuori che urli, aiuta, fatemi entrare. È la cosa più bella. Vabbè, può capitare alla fine, eh. Comunque conta che è tutto messo a calendario, quindi ogni tanto magari qualcosa sfugge e quant'altro. L'importante poi è risolverli sti problemi, infatti alla fine è andato tutto a posto. Era proprio Proving Grounds, tra l'altro, erano... I primi Proving Grounds ed erano le finali e c'erano gli Esports Empire contro i GG Esports, quindi giusto proprio per rifare un po' di throwback, ecco. Ecco, mi ha scritto per farvi Giannetti, capire quanto tempo fa stiamo... Mi ha scritto Giannetti, ha detto che è stato lui a chiuderti fuori. Ah, lo sapevo che era stata colpa sua. Sì, sì, sì. Dice Avataro, vediamo se sei vero Menari. Di che lingua è il client? Io lo so che lo so quale risposta vuoi tu. Il problema è che ho bisogno di concentrarmi mentre gioco e quindi ti dirò in inglese. perché altrimenti fidati che... fidati. Ti senti furbo. Vabbè, dai, lo liberiamo. Come, rischio? Scusa, puoi ripetere? Dopo. Sì, lo liberiamo, doveva andarsene 20 minuti fa, poverino, abbiamo tenuto anche troppo. No, ma ci mancherebbe, va benissimo. È rimasto intrappolato dai miei tentacoli, rischio. Esatto. Signor Belved. Lorenzo, grazie mille ancora per la tua presenza, voi. Per le tue spiegazioni. Vi ricordo l'appuntamento questa sera intorno alle 21 e qualcosa sul canale di Ace Roxas, che Vischio ha prontamente spammato in precedenza. Sì. Con chi? Con chi? A rispammare in questo momento. Con Dimitri. Ecco, quindi Coder Inside sostanzialmente e Zen, perché sono loro, yes, i tre rimasti. A fare cosa? A fare cosa? Sarà soltanto uno alla fine, praticamente. oppure se volete, io, visto che tra l'altro vi manca un PBP, così se può servirvi, se può interessarvi un Revillage a caso, io lo butterei, poi vedete voi, però. Non è con me che devi parlarne al riguardo, fosse per me in tutta tranquillità, so, ma io guarda. Intanto, grazie. Magari qualcuno anche per sbaglio ascolta. Può essere. Visto che vi manca proprio un PVP, siete accorto a quel punto. Può essere. Ma poi c'è, gli manca il PVP barese, mi sa che non ce l'hanno, eh. Ma non ce l'hanno. Abbiamo, sì, cioè, ogni tanto c'è Charlie come PvP, ma lei non è assolutamente barese. No, il barese ma manca. No. Il barese manca di sicuro. Certo. Va bene, Ace, grazie mille. Grazie, ragazzi, vi ringrazio tantissimo, grazie tante, ci vediamo alla prossima, quando volete. Ci vediamo stasera, Ace. Ci vediamo stasera se volete passare, io vi aspetto. Va bene. Certo. Okay. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Allora, direi che col progrò. Che hai detto, visto che come disfattista di Eugenio. Mamma mia, veramente. Ma cattivissimo. Sono contento, mi sa simpatico, sai perché? Perché? Sto al gioco alle mie cacate. È difficile. Sì, guarda, che non è semplice mantenere il filo del discorso mentre io e Punzek.